Ciao a tutti da Luca Viscardi, siamo qui sempre con il Panasonic e Luca per fare ora, come promesso, un breve focus sull'utilizzo dei tag, quindi sull'utilizzo della chip Near Field Communication presente su questo smartphone. Ci sono già distribuiti, ad esempio, con altri dispositivi dei tag tipo questi, che non sono altro che sembrano dei pezzetti di plastica che, avvicinandoli alla parte posteriore del dispositivo, vengono automaticamente riconosciuti come tag. In questo caso, questo tag non è per il dispositivo leggibile, interpretabile in qualcosa di utile per lui, quindi in realtà non ha alcun senso, però comunque può essere utilizzato. Questo sistema in futuro, nel momento in cui si vada a diffondere anche con eventuali tessere elettroniche o altre apparecchiature di questo tipo. Quindi avvicinando il dispositivo sul retro permette di identificare e di trasmettere un certo tipo di comunicazione. Se noi ad esempio prendiamo uno smartphone di un'altra marca che ha questo Near Field Communication anch'esso presente a bordo, possiamo ad esempio provare a trasferire delle informazioni. Ci troviamo qui a consultare una pagina web, quella che vi ho fatto vedere prima riguardo alle caratteristiche di Eluga. Chiaramente Near Field Communication funziona quando il telefono non è in stand-by. Avviciniamo le due parti posteriori e vediamo che appare scritto tocca per trasmettere. In questo modo il nostro Eluga ha ricevuto questa informazione, che è un indirizzo web, quindi nel momento in cui questa qui è un tag che diciamo può essere salvato facendo fine e rimane come indirizzo web. Se noi clicchiamo qua all'interno viene riconosciuto chiaramente come la pagina web che ci trovavamo prima. Ora, in questo caso era già stata caricata. Se noi facciamo usciamo. E vediamo che la ricarica, quindi effettivamente è stato trasmesso un link soltanto avvicinando la parte posteriore dei due dispositivi. Dipende un po' per il momento da quel che ho visto dalla marca, poiché ad esempio sembrerebbe anche che l'Xperia permetta il trasferimento di immagini con questa tecnologia, ma l'Eluga non è in grado di riceverle. Quindi ho fatto alcune prove, però inviando un'immagine il Sony tenta di inviarla, ma l'Eluga non ha in questo modo ricevuto nulla. Tuttavia, questa è soltanto una caratteristica che può essere differente da marca a marca e che sicuramente si sta ancora sviluppando, quindi non si può dire che questa tecnologia sia ancora utile, utilizzabile al 100% proprio perché è nata da poco. Sicuramente nel momento in cui si potrà sviluppare meglio e potrà essere ampliata anche per poter leggere contenuti su altri tipi di supporti, sarà effettivamente utile perché ci si potrà ad esempio andare in un negozio o in un qualunque posto, avere un punto che emette queste informazioni e soltanto appoggiandosi sopra noi potremo ad esempio ad avere un testo scritto, un'istruzione di montaggio, un contenuto di un cibo, qualunque tipo di informazione. Quindi di per sé è molto interessante. Adesso, ancora ora, devo dire che non ho trovato degli scopi veramente utilizzabili a pieno ancora in giro. Nel nostro paese, in effetti, questo sistema è ancora poco utilizzato. Questo breve focus era per farvi capire però qual è effettivamente l'utilità di questi tag o comunque di queste informazioni trasferibili tramite il chip NFC cosiddetto, non solo per i due dispositivi che vi ho mostrato in questo video, ma anche per farvi capire in che cosa nel futuro potrebbe essere utilizzato questo tipo di tecnologia. Per ora è tutto, un saluto da Luca Viscardi.